Virus in Campania, zero contagi il 20 aprile. Tra due settimane saremo fuori pericolo, secondo uno studio dell'istituto Einaudi, ma nel frattempo aumentano i contagi e i malati in terapia intensiva. Positivo al tampone anche il sindaco di San Giuseppe Vesuviano. Pozzuoli, ira di Borrelli, spettacolo indegno, festa trash con balli e canti in strada nel comune Flegreo, individuato il protagonista e denunciato. La rabbia del consigliere regionale, sono cialtroni, subito in isolamento. La gente muore e c'è chi pensa a fare festa. Ariano, ancora morti, casa dei contagi isolata, altre vittime nel centro Minerva per anziani, cresce la paura nella città del Tricolle, effettuati 87 tamponi che saranno analizzati dall'istituto di Portici. Ad Avellino muore anziano di Mercogliano, positivo al Covid. Sannio, clinica focolaio, si temono altre vittime, continua a salire nel Sannio il numero dei positivi al Covid-19, sono 69 i contagiati, mentre nell'ospedale cittadino sono ricoverate 28 persone. Resta critica la situazione di Villa Margherita, la clinica privata dove è scoppiato il focolaio. Morti nel Salernitano, il virus non si ferma, cresce ancora il numero dei decessi in provincia di Salerno, oggi si registrano altre 4 vittime. Si attrezzano intanto gli ospedali Ruggi e da Procida per la nuova emergenza. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di 8 Channel News. In apertura, contagi zero in Campania entro metà aprile. Secondo uno studio dell'istituto Einaudi, tra due settimane saremo fuori pericolo, ma nel frattempo aumentano i contagi e i malati in terapia intensiva. Positivo al tampone anche il sindaco di San Giuseppe Vesuviano. Sentiamo Rossella Strianese. Quando finirà la quarantena? Quando potremo dirci fuori pericolo? Domande che ci perseguitano da giorni. A tentare una risposta ci ha provato l'Istituto Einaudi di Economia e Finanza, che ha avviato uno studio per prevedere l'andamento della curva epidemica. Secondo i calcoli, in Campania si avranno contagi pari a zero entro il 20 aprile. Partendo dai dati della Protezione Civile, l'Istituto ha formulato delle proiezioni attendibili sulla data in cui l'Italia potrebbe arrivare a zero contagi, regione per regione. La decrescita dei contagi da coronavirus è dovuta anche alle misure restrittive volute dal governo, che è pronto ad allungare il periodo di quarantena. In Campania, invece, il governatore De Luca ha già fatto sapere che la quarantena sarà estesa fino al 14 aprile. Nel frattempo, però, il numero dei contagiati cresce anche nella nostra regione, sfiorata quota 2000, la metà a Napoli e provincia. E proprio dall'area vesuviana arriva la notizia della positività al tampone del sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, che lo ha comunicato dalla sua pagina social a tutta la cittadinanza. Il sindaco, che è stato il primo ad aderire alla Lega di Salvini in Campania, è stato raggiunto in queste ore da numerosi messaggi di pronta guarigione. La regione intanto ha avviato anche il piano per intensificare il numero dei tamponi. L'ASL Napoli 1 ha messo su strada due camper mobili che normalmente vengono utilizzati per gli screening di prevenzione dei tumori, per andare a prelevare tamponi a domicilio. All'ospedale Cotugno, grazie ad una nuova macchina, si è raddoppiata la capacità di processamento giornaliero dei prelievi biologici, mentre la rete campana dei laboratori si è allargata ai centri di analisi di Nola e Aversa. E sono iniziati anche i primi trasferimenti di pazienti Covid positivi dalla rete ospedaliera pubblica alle case di cura private, per dare respiro agli ospedali giunti ad un livello di saturazione in tutte le province. Le case di cura dispongono oggi di un totale di 3.125 posti letto liberi e 18 di terapia intensiva. Ora abbiamo la possibilità di vedere in grafica il quadro dei contagiati, dei deceduti e dei guariti in Campania. Questa è l'elaborazione di oggi su quasi 13.000 tamponi effettuati, positivi 1.952, deceduti 125, guariti 88 pazienti. Poi nel dettaglio le singole province: Napoli e l'area metropolitana di Napoli con 991 casi, Salerno 338, Avellino 220, Caserta 206 e Benevento 70. Altri ancora in fase di verifica 127. Quindi ripeto, al momento in Campania 1.952 positivi su quasi 13.000 tamponi effettuati. E intanto festa trash con balli e canti in strada a Pozzuoli, individuato il protagonista e denunciato, la rabbia del consigliere regionale Borrelli, sono cialtroni, subito in isolamento, la gente muore e qui c'è gente che pensa a fare festa. Vediamo il servizio.
È stato individuato e denunciato dai carabinieri il protagonista del video diventato virale sul web che mostra in strada anche altri adulti e adolescenti a ballare e a cantare a Pozzuoli nei giorni della lotta al Covid. Ma le indagini andranno avanti sulla domenica trash andata in scena tra i palazzi popolari dei marocchini nella zona di Via Napoli. Indignato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli che chiama il governatore De Luca e chiede l'isolamento domiciliare immediato per i responsabili. Perché persone del genere potrebbero essere anche degli untori. E quindi vanno colpiti con la massima determinazione. Mentre tanta gente soffre, mentre altri buttano il sangue, mentre gli infermieri, i medici, gli OS, gli operatori sanitari e tutte le forze dell'ordine e tantissime altre persone rischiano la vita ogni giorno, ci sono gli idioti e i cialtroni che ballano e festeggiano come se nulla fosse. Nessuna tolleranza, tolleranza zero nei confronti di questa gente. Intanto proseguono i controlli a tappeto delle forze dell'ordine in più zone del Napoletano, dove negli scorsi giorni, tra folla in strada e coda ai market, erano stati troppi e rischiosissimi gli assembramenti. Stiamo parlando della Pigna Secca, della Sanità, dei quartieri spagnoli e tante altre zone. È vero, in alcune zone c'è bisogno, io ne ho parlato più volte con lo staff del questore, c'è bisogno di un intervento più deciso e strutturato. Non esiste la possibilità di tollerare queste azioni e soprattutto il rischio che corriamo è che queste persone diventino il fulcro della diffusione della malattia. Poi sono casomai le stesse persone che arrivano negli ospedali e li sfasciano e si lamentano che la sanità non funziona. Intanto la Confederazione Imprese di Napoli lancia un SOS per snellire la burocrazia e sostenere gli imprenditori campani, mentre Poste Italiane con i nuovi sistemi cancella le file nelle filiali. Sentiamo. La crisi economica comincia a farsi sentire, vari ordini professionali cercano di organizzarsi per non farsi trovare impreparati. Mauro Pantano, presidente della Confederazione Imprese e Professioni di Napoli, lancia un appello per snellire la burocrazia. La Confederazione Imprese e Professioni di Napoli fa un appello alle banche di applicare subito quanto è previsto in questi due documenti, ma soprattutto di togliere la burocrazia. Semplificate. È uno strumento utile per le imprese, per i professionisti e per i lavoratori. Anche il direttore dell'area sud delle Poste Italiane, Francesco Bianchi, ha organizzato l'utenza per cancellare file e assembramenti. Durante l'arco della mattinata, quindi non accalcarsi soprattutto le prime ore del mattino, e è importante anche sapere e conoscere bene gli orari e quali sono gli uffici postali, perché noi abbiamo dato ai nostri pensionati anche l'opportunità di andare in tutti gli uffici postali a prelevare la pensione, quindi non solo nel loro ufficio postale. Si può utilizzare un numero verde che è dedicato, che è l'800 00 33 22. Contattando questo numero verde, attraverso il cognome viene detto qual è gli uffici postali della zona che sono aperti, quali sono gli orari e qual è il giorno di pagamento, oppure si può andare sul sito poste.it dove anche lì si possono avere tutte le informazioni. A Napoli torna il fenomeno delle stese. Questa notte sono stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco nel quartiere Ponticelli. La segnalazione è arrivata da via Scarpetta. Un proiettile è penetrato nell'abitazione di un uomo già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri hanno trovato e sequestrato in tutto 8 bossoli calibro 7 e 65 e si indaga. 24esima vittima in Irpinia legata al Covid-19, si tratta di un 82enne di Mercogliano. Intanto il direttore generale dell'ASL di Avellino, Maria Morgante, annuncia che sono arrivati i kit per i test rapidi. Sentiamo. Altro decesso in Irpinia legato al coronavirus. È morto questa mattina un 82enne residente a Mercogliano affetto da Covid-19. L'uomo era ricoverato dallo scorso 24 marzo nell'unità operativa di malattie infettive dell'azienda ospedaliera Moscati. Si allunga così a 24 l'elenco delle persone morte in provincia di Avellino. È stata abbondantemente superata quota 200 contagi e resta alto il rapporto tra tasso di letalità e contagiati. Intanto il manager dell'ASL, Maria Morganti, annuncia che sono pronti i kit per i test rapidi e chiarisce sui ritardi che si stanno accumulando per processare i tamponi. Sono stati consegnati all'ASL i test rapidi, al momento già ci stiamo organizzando per come iniziare ad effettuare sull'intero territorio quindi questi test tra il personale sanitario e i degenti. Voglio sottolineare che l'ASL sta procedendo in maniera celere ad effettuare i tamponi sul territorio, purtroppo si stanno registrando ritardi
ritardi nella consegna dei referti, in quanto essendo il Moscati il nostro laboratorio di riferimento, sta avendo dei ritardi nella consegna di quelli che sono i risultati. Per cui ci sono una serie, insomma, di tamponi che sono in coda. Crediamo che nell'arco di 2-3 giorni riusciremo ad avere i risultati e quindi ad andare a regime. E continua a salire anche nel Sannio il numero dei positivi al Covid, sono 69 le persone risultate contagiate, mentre nel principale ospedale cittadino sono ricoverate 28 persone. A tenere con il fiato sospeso resta sempre la situazione di Villa Margherita, la clinica privata dove è scoppiato il focolaio. Sentiamo Alessandro Fallarino. Il Sannio era la provincia italiana, insieme ad Isernia, meno colpita dal coronavirus fino a venerdì scorso. Solo 14 casi a fronte di circa 1500 nel resto della Campania. Poi il focolaio, quando in una casa di cura privata del capoluogo, Villa Margherita, hanno scoperto di aver ospitato un paziente affetto da coronavirus, che inevitabilmente ha contagiato numerose persone, tra degenti e personale sanitario. Da quel giorno i casi sono aumentati dell'oltre il 150%, arrivando ad una settantina di positivi in tutta la provincia sannita. Sono circa una trentina invece i pazienti ricoverati nel principale ospedale cittadino, di questi una decina in terapia intensiva o subintensiva. Resta alta l'attenzione in tutti i comuni sanniti per impedire la propagazione del virus da parte di coloro che sono stati a contatto con pazienti o sanitari di Villa Margherita negli ultimi giorni. Prosegue un po' ovunque la sanificazione di strade e piazze, anche grazie all'intervento dei trattori e delle botti degli agricoltori appartenenti alle varie sigle confederali. Dal comune di Benevento prende in largo l'iniziativa voluta dal sindaco Mastella per l'erogazione giornaliera di 260 pasti destinati alle persone più bisognose. Il cibo opportunamente confezionato sarà preparato grazie alla quota del comune che in tempi normali sarebbe servita per la mensa scolastica. E anche in provincia di Salerno cresce ancora il numero dei decessi, oggi si registrano altri 4 morti tra coloro che erano risultati positivi, oltre al 58enne di Sarno hanno perso la vita un 74enne che era tra gli ospiti della casa di riposo di Sala Consilina, un 80enne sempre di Sala Consilina e un 84enne di Mercato San Severino. Intanto a Scafati si registrano altri 2 casi. Sentiamo Filippo Notari. Un'altra giornata nera per la provincia di Salerno, dove si sono registrati altri decessi tra coloro che erano risultati positivi al coronavirus. Lutto che colpisce ancora una volta la zona rossa del Vallo di Diano, dove hanno perso la vita 2 anziani. Si tratta di un 74enne di Sant'Arsenio e di un 80enne di Sala Consilina. Il primo era tra gli ospiti della casa di riposo, nella quale si è diffuso il contagio. Il secondo era da giorni ricoverato all'ospedale di Polla, dove il suo cuore ha smesso di battere. Stessa sorte è toccata anche a un 84enne di Mercato San Severino, che, come comunicato dal sindaco Antonio Somma, è deceduto all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. L'anziano, che aveva già diverse patologie pregresse, era stato il primo contagio nella città della Valle dell'Irno. Un altro lutto si è registrato a Sarno. La città dell'Agro, dopo la morte del 39enne, piange per la scomparsa di un ingegnere 58enne che da qualche tempo risiedeva a Napoli. Partecipiamo non solo come amministrazione, come consiglio comunale, ma l'intera città. Ieri la città di Sarno era letteralmente avvolta da un silenzio irreale. Voglio sperare che quanto prima si riesca a fare un tampone o il test su sangue rapidamente, perché dobbiamo isolare quel 20% di popolazione che è a rischio. In ospedale effettuare i tamponi su tutti i sanitari e su tutti i parasanitari. Intanto resta alta l'allerta in tutto l'Agro. A Scafati, come comunicato dal sindaco Cristoforo Salvati, in giornata si sono registrati altri contagi. Ora l'emergenza sanitaria al centro per anziani Minerva di Ariano Irpino dopo i 2 casi di coronavirus riscontrati su 2 pazienti decedute. Eseguiti i tamponi su ammalati e personale, ben 87 test ora al vaglio dell'Istituto Zooprofilattico di Portici. Gianni Vigoroso.
Sono 87 i tamponi effettuati tra degenti operatori sanitari all'interno del centro Minerva ad Ariano Irpino. In campo è sceso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, diretto da Antonio Limone. Test eseguiti nel corso della giornata dal personale specializzato e già in lavorazione nei laboratori di Portici dopo le procedure di identificazione. Un provvedimento resosi necessario alla luce degli ultimi 3 decessi avvenuti nel giro di poche ore, di cui 2 riconducibili al coronavirus, dopo il risultato positivo su 2 anziane diramato dal Moscati di Avellino nella serata di ieri. Un terzo decesso, sempre una donna, in età molto avanzata per cause naturali, nativa di Grotta Minarda ma residente a Frigento, non sarebbe al momento da attribuire al Covid-19. Un'emergenza sanitaria scoppiata all'interno della rinomata struttura di Contrada Serra e che si spera possa essere contenuta. Intanto il commissario prefettizio del comune di Ariano Irpino, Silvana D'Agostino, che stamane ha riunito nuovamente il COC a Palazzo di Città, rinnova ancora una volta un forte appello a tutti coloro che hanno frequentato il centro Minerva a comunicarlo immediatamente al proprio medico curante e al comune di Ariano Irpino. Decine di ordinanze di quarantena sono state già notificate nel corso della giornata dalla Polizia Municipale. Verranno giorni ancor più difficili di quelli trascorsi, ma manteniamo la disciplina e teniamo alta la fiducia nelle istituzioni. Parla della pandemia e fa appello alla cittadinanza all'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca. Noi sentiamo Maria Teresa De Lucia. I giorni che verranno saranno più difficili ancora di quelli che ci siamo lasciati alle spalle. Proprio in questi giorni dobbiamo mantenere la lucidità e mantenere anche la disciplina. Un invito a non cedere al panico, a restare forti, è il messaggio dell'arcivescovo di Benevento Felice Accrocca durante l'omelia della messa per la quinta domenica di Quaresima celebrata nella Cappella della Curia Arcivescovile. Veniamo da settimane che hanno messo alla prova la nostra resistenza, ha spiegato il pastore della Chiesa Beneventana riguardo all'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia di coronavirus. E la tentazione sarebbe quella di allentare la presa e invece dobbiamo tenere duro. Solidarietà ai malati, alle loro famiglie, a chi li assiste, ma disciplina per contenere i focolai. E al tempo stesso dobbiamo collaborare con le istituzioni, cercando di non farci prendere dal panico, di tenere lontani atteggiamenti che potrebbero anche scaturire nel clima di questi giorni e che però alla fine finirebbero per danneggiarci ulteriormente. Contro derive pericolose, Accrocca invoca un clima sommesso nella settimana di passione e poi il suo messaggio di speranza. Ne usciremo tutti insieme, perché qui solo insieme possiamo uscirne e possiamo uscirne nel modo migliore. Intanto aumentano i posti letto dedicati ai pazienti affetti da Covid-19 a Salerno, 56 in più quelli previsti per l'ospedale da Procida, e al Ruggi si lavora per 24 postazioni aggiuntive di rianimazione. E polemica al presidio di Vallo della Lucania, dove il sindacato chiede le dimissioni della task force per la gestione dell'emergenza. Lanzilli. L'ospedale da Procida è quasi pronto. Il secondo presidio della città di Salerno sarà quasi esclusivamente dedicato ai pazienti colpiti da Covid-19. A regime saranno 56 posti letto a disposizione. Si spera così di poter fronteggiare l'atteso picco di contagi stimato a ridosso di Pasqua dagli esperti della task force regionale. Il commissario dell'azienda ospedaliera Vincenzo D'Amato replica le accuse delle sigle sindacali e ribadisce che nelle prossime ore entreranno in servizio i rinforzi. In agenda 24 nuovi medici, 36 infermieri e 25 operatori sociosanitari. Soprattutto il manager sottolinea anche un altro aspetto importante. La sicurezza a Ruggi è garantita e a breve saranno pronti anche nuovi posti di rianimazione nella struttura modulare che sarà allestita all'esterno dell'ospedale. Un pre-triage, quindi distinto dal triage classico di pronto soccorso, e ogni presidio è dotato poi di stanze o locali di isolamento. Pensi che a Ruggi facciamo il pediatrico e abbiamo poi delle 3 stanze di isolamento, di cui una pediatrica, e in casi eccezionali utilizziamo anche la tenda per l'isolamento, ci aspettiamo quando poi l'utenza affluirà in maggior numero se dovesse succedere ciò, oppure per particolari tipologie di pazienti. Ma la tensione negli ospedali del territorio salernitano è altissima. A Vallo della Lucania la UIL ha chiesto le dimissioni immediate del management, contestate le circostanze che hanno portato al contagio di alcuni operatori sanitari. La UIL Funzione Pubblica parla senza mezzi termini di leggerezza e incapacità che hanno messo in pericolo l'incolumità non solo del personale ma anche dei pazienti.
Ad Avellino stamattina prima conferenza dei capigruppo dall'inizio dell'emergenza coronavirus, rigorosamente via Skype. Il consigliere d'opposizione Luca Cipriano frena il sindaco Festa sui test rapidi. Vediamo. Sgravi e aiuti ai commercianti, aumentare le sanificazioni in città e implementare il servizio delle consegne a domicilio sono solo alcune delle proposte dell'opposizione al sindaco Gianluca Festa, emerse nella capigruppo di oggi ad Avellino, svoltasi rigorosamente via Skype. E ancora con il sindaco abbiamo parlato di come verranno erogati i 309.000 euro che il governo ha stanziato per i buoni spesa alle famiglie, e abbiamo compreso che non ci sono nell'immediato i famosi kit che il sindaco ha ordinato e che quindi bisogna stoppare ogni polemica contro la regione Campania, il presidente De Luca, l'ASL, l'ospedale, perché i primi ad avere in mano i kit per salvare la vita dei cittadini saranno proprio queste istituzioni. Quindi basta litigare tra il comune di Avellino e la regione Campania. Su questi argomenti ci confronteremo con il sindaco ogni lunedì in una sorta di consiglio comunale permanente convocato via Skype per cercare di offrire soluzioni ai nostri concittadini. Dunque Cipriano stoppa Festa sui test rapidi, il sindaco ancora stamattina rilanciava sui tamponi veloci e annunciava un piano per il contrasto alla povertà. Ci sono i nuovi poveri, cominceremo con la distribuzione dei pacchi alimentari. Implementeremo il sostegno, la consulenza alle famiglie con i bimbi autistici e con persone non autosufficienti, e soprattutto domani richiederemo ancora più fondi alla regione attraverso il piano di zona per erogare bonus alle famiglie indigenti. Dal comune di Puglianello, nel Sannio, via libera al protocollo d'intesa per sostenere la fondazione guidata dal professor Ascierto a sostegno della ricerca. Ad illustrare l'iniziativa il sindaco di Puglianello, Francesco Rubano. Noi sentiamo Imma Tedesco. Anche dal Sannio arriva il sostegno alla ricerca, in particolare al professor Paolo Ascierto. Tra i primi ad aderire al protocollo d'intesa a sostegno della fondazione guidata dal luminare partenopeo c'è il comune di Puglianello, che ha deciso così di promuovere la ricerca clinica, come evidenziato dal sindaco del piccolo centro in provincia di Benevento, Francesco Rubano. Abbiamo aderito a questa iniziativa che vede impegnato la fondazione Pascale attraverso il professor Ascierto ad una progettualità di ricerca di rilievo internazionale che darà la possibilità di sottoporre la nostra popolazione ad un'indagine attraverso appunto gli studi che il Pascale, quale soggetto capofila di questo studio di ricerca, determinerà una percentuale di cittadini che saranno esposti al contagio da Covid-19. Quindi per noi è un elemento importante, perché stiamo capendo anche purtroppo in questa circostanza, un'emergenza ormai di natura internazionale, che la cultura della prevenzione sanitaria deve essere rafforzata. Intanto Puglianello, sindaco e amministratori sono impegnati in prima linea per garantire il rispetto delle misure disposte da governo e regione. Siamo purtroppo noi in prima linea, insieme a tutta la squadra amministrativa che mi accompagna in questa esperienza di governo del territorio, a monitorare le arterie del mio territorio per disciplinare oppure per supportare la cittadinanza a transiti irregolari. Purtroppo non abbiamo unità di ruolo di polizia municipale, abbiamo una sola unità in convenzione con il comune di Castelvenere, soltanto a 12 ore settimanali. Ancora polemiche a Eboli per il trasferimento degli anziani contagiati da Covid-19 in una clinica privata del territorio, inconcepibile per i 5 Stelle che portano il caso in Parlamento. Il PD dice non si strumentalizzino le paure dei cittadini. Sara Botte. Ancora bufera a Eboli dopo la decisione di Regione ASL di trasferire gli anziani pazienti dell'Istituto Juventus di Sala Consilina positivi al Covid-19 nella struttura riabilitativa privata del Salernitano Campolongo Hospital. Dopo le rassicurazioni del sindaco Massimo Cariello, che ha effettuato un sopralluogo nella struttura, sul caso è intervenuto il Partito Democratico, che ha precisato favorito l'interesse primario di tutelare la salute dei cittadini. In questa emergenza tutte le comunità sono tenute a fare il proprio dovere, e non si può immaginare che esistano strutture, siano esse pubbliche o private, che non debbano contribuire. Una scelta incomprensibile, denunciano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino e Michele Cammarano, firmatari di un'interrogazione nella quale chiedono alla giunta regionale perché non si sia preferita una struttura pubblica come il vicino ospedale di Sant'Arsenio. In questo momento la politica in generale farebbe bene ad avere un ruolo e una funzione di collaborazione istituzionale. In questa strategia rientra anche la sanità privata, non è che c'è solo la sanità privata.
Io ho sentito tanti cittadini che da questo punto di vista, come al solito, hanno dimostrato un grande senso di responsabilità. Esistono anche dei cittadini che, come dire, hanno più paura. Infatti molti cittadini napoletani, le posso assicurare, l'hanno capito. Ieri mi hanno contattato alcuni per dirmi: guardate, ma dici qualcosa, perché effettivamente per noi è una vergogna che qualcuno protesti su questa vicenda. È tutto per il TG di stasera. Grazie in regia ad Orlando Matarazzo. Ora ci sono le previsioni del tempo. Arrivederci.